quest'anno, perché l'anno scorso abbiamo, il libro è uscito un anno fa e l'avevamo notato già all'epoca, ovviamente per il titolo, per l'argomento, per questa sezione si occupa, questa sezione Ampi si occupa di presentare molti volumi, molti libri. Questa sarà credo la 20ª presentazione negli ultimi 3-4 anni che abbiamo fatto. E gli argomenti ovviamente che privilegiamo sono quelli dell'antifascismo, della resistenza, ma anche quelli relativi alla storia più contemporanea, quindi il neofascismo, la strategia della tensione, le stragi, eccetera, ovviamente. Questo è un libro particolarmente interessante, poi vabbè, loro vi diranno perché. L'ultima cosa, avremo il piacere, grazie a Claudia, di avere fra noi, lo dico subito però, perché è importante, io ci tengo molto, il domenica 19 febbraio, il fratello di Peppino Impastato, quindi viene su a Milano, ci verrà a trovare, adesso vedremo che iniziativa combinare con lui, magari presenteremo insomma, qualcosa, un film, un piccolo filmato, un di quelli su Peppino che ne sono usciti molti e che noi abbiamo, e quindi già fin da oggi, poi io ovviamente tempesterò di propaganda come al solito, no? Quindi vi arriveranno tutte le informazioni relative del caso. E già fin da oggi ritenetevi invitati, perché è un'occasione credo particolare. Ripeti la data. 19 febbraio, domenica mi sembra. Domenica, sì, domenica 19 febbraio. Domenica, sì. Perché Claudia è stata recentemente è stata giù in Sicilia e ha parlato con loro. Quando abbiamo finito, se abbiamo tempo, io darei la parola, se voi siete d'accordo, poi magari avremo finito, quindi a Besostri, che è un nostro iscritto che ha avuto un ruolo particolare negli ultimi anni, sorrido perché è andata bene, quindi c'è da essere allegri e contenti, sulle leggi elettorali, perché insieme ad altri ha fatto prima saltare con un ricorso alla Consulta il famoso Porcellum, adesso ne ha fatti un'altra decina sull'Italicum. 22. Sì, però rimasti indietro. 22 sull'Italicum, alcune andranno in discussione, credo fra poche settimane, sì. Quindi è la persona che sta insomma, combattendo contro i premi di maggioranza un po' troppo esuberanti, e quindi ci racconterà un po' se ci sono delle novità, magari delle cose. Questo lo facciamo però alla fine, quando abbiamo finito. Tocca a voi. Chi è che comincia? Beh, l'autore magari che dici, e poi noi facciamo dei commenti, delle domande. Io avrei una domanda, perché lui è un docente di storia contemporanea, inizi così magari che ti aiuta. Docente di storia contemporanea, io tra l'altro avevo a casa un altro suo libro che è La lunga liberazione, quindi un fatto su, credo nel 90 e rotti. 99. Nel 99, su tutto il periodo storico quello. E adesso sulla strategia della tensione. Come mai la strategia della tensione? Cos'è che ti ha particolarmente interessato in quel periodo a fare un libro? Perché questo argomento, al di là degli addetti ai lavori, è un po' uscito dalla discussione del paese, diciamo, no? Si parla di altre epoche con più preferenza, non a caso. Come mai proprio? Io questo tema l'ho sempre seguito fin da quando ero ragazzo. Abitavo nel 1974 all'imbocco dell'autostrada Bologna-Firenze, e il 4 agosto 1974 devo partire con la mia famiglia per le vacanze, e ho un ricordo di questa notte passata sentendo le sirene della polizia, le ambulanze, i pompieri, per tutta la notte. La cosa mi colpì moltissimo, e questi casi, a cominciare da quelli di Piazza Fontana, li ho sempre seguiti, li seguivo anche quando non ero un grande studioso o un bravo studente, ecco. Ma questo sempre ha calamitato sempre la mia attenzione, ho sempre avuto una profonda partecipazione civile, andai ai funerali del 2 agosto, poi anche quel caso l'ho sempre seguito come cittadino. Poi, diventando storico di professione, mi sono reso conto che non esisteva un testo che compendiasse tutta questa stagione, e trovavo spesso fuorvianti molti lavori che leggevo, fuorvianti perché non c'era un preciso inizio, una precisa fine, non c'era una caratteristica dei segni
comuni che in realtà secondo me c'erano. E quindi il primo tentativo è stato questo: dare un inizio e una fine al fenomeno, e secondo me l'inizio è 1965, convegno dell'Istituto Poglio, e una fine che è 1974 con la strage dell'Italicus. Perché finisce nel 1974 questa stagione? Perché è una stagione che è connotata da una forte influenza internazionale. Nel 1974 cade l'amministrazione Nixon in conseguenza dello scandalo Watergate, si sfibra il governo di Franco in Spagna, finisce il governo dei colonnelli in Grecia, l'anno dopo termina il governo autoritario tecnocratico del Portogallo, che è un contesto internazionale che ha fatto in alcuni momenti da appoggio, da sponda, nel caso anche greco da spinta per quanto riguarda il 1969. Quindi noi parliamo di un fenomeno che è sì italiano, ma che ha anche un contesto internazionale che va tenuto presente. Allora, per scindere dai dubbi, diciamo anche che quanto avviene con queste stragi è mano e iniziativa italiana, ma l'apparato NATO legato alla guerra psicologica, l'apparato CIA inserito dentro questo contesto, era a conoscenza di quanto stava succedendo. E in alcuni casi, in alcuni episodi, questa conoscenza diventa anche approvazione di quello che si sta compiendo. Voi sapete l'itinerario che ha fatto la bomba, l'esplosivo di Piazza Fontana. Parte da un deposito NATO della Germania, arriva in Italia e arriva nell'Italia orientale, nel Friuli, va in un deposito NASCO, che è un deposito di gladio, NASCO vuol dire nascondiglio, che era in sostanza un deposito di armi, ma questo deposito di armi in realtà non era soltanto a disposizione della struttura gladio, ma era a disposizione degli ordinovisti. Da lì arriva a Milano. Quindi se già pensate all'itinerario che fa questo esplosivo e anche alle connivenze ovviamente che sono state necessarie per farlo arrivare, vi rendete perfettamente conto di come il contesto italiano debordi e richieda altri tipi di complicità, ma come vi ho detto non iniziativa primaria. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto, abbiamo detto, ultimo di chiusura 74, e adesso vi spiego perché 1965. Perché noi non comprenderemmo la strategia della tensione se non la leggiamo dal punto di vista della tecnica di informazione che viene usata. Strategia della tensione vuol dire creare uno stato di panico, di insicurezza, di insofferenza nell'opinione pubblica, e per quel tempo si usa la stampa come sorta di grimaldello. E nel 1965 questo convegno dell'Istituto Poglio in realtà spiega prevalentemente ai giornalisti come deve funzionare l'informazione nel caso di un clamoroso attentato che si dice nel convegno si deve riversare contro la sinistra deve essere bloccata, il Partito Comunista deve essere bloccato. Quindi anche qua siamo in pieno contesto internazionale e in piena guerra fredda. La guerra fredda in Europa è sostanzialmente una guerra fredda, tutti hanno detto, virtuale fino a un certo punto, no? Per quanto riguarda l'Italia, perché non è detto che questo non provochi morti e non provochi sussulti e sconquassi. Quindi nel 1905, quando si tiene questo convegno, noi abbiamo presenti giornalisti del tempo, sono presenti non soltanto nell'auditorio ma sono anche relatori, diversi giornalisti del tempo, fra gli altri Pino Rauti, che avrà un ruolo preminente nelle vicende della strategia della tensione, è presente Guido Giannettini, e abbiamo il direttore del Messaggero,
abbiamo giornalisti della notte, giornalisti del Giornale d'Italia, giornalisti del quotidiano Il Roma, quindi tutto quel cotè conservatore, monarchico, tradizionalista, parafascista era lì presente, e in quel convegno si discutono in sostanza due cose prevalentemente: come si informa e come realizzare una struttura segreta e coperta che possa essere lo strumento per arrivare a un sovvertimento dell'ordine democratico. Questa struttura adesso si sente, viene chiamata Nuclei di Difesa dello Stato, ed era una struttura che doveva funzionare per colpire il nemico interno. E quindi questo secondo me è l'inizio della strategia della tensione, cioè tutto parte da qua. Poi ci sono dei momenti preliminari che possiamo identificare senz'altro nelle infiltrazioni nei confronti del terrorismo altoatesino, no? Le bombe contro i tralicci della tensione, le uccisioni. E dentro alla vicenda dell'Alto Adige noi abbiamo diversi alti funzionari dello Stato, Bonanno, Russomanno, che sono implicati dentro queste vicende e che usano delle tecniche simili a quella della strategia della tensione. Una tecnica chiave della strategia della tensione riguarda la provocazione, cioè compiere un atto dando la colpa a un altro attore politico, quindi la mano nera fascista e la colpa agli anarchici. È un meccanismo della strategia della tensione che tende a ripetersi, ma attenzione, nel corso del tempo, dal 69 al 74, questo meccanismo finisce lentamente per usurarsi. Si usura perché fortunatamente c'erano giornalisti come Piero Scaramucci e tanti altri come Giorgio Bocca, come Marco Nozza, che danno una sveglia all'intera categoria. Ci si rende conto che non si può rimanere appiattiti sulla versione della questura. Piazza Fontana è paradigmatico, diciamo, realizza l'elemento perfetto di come gli strateghi della tensione volevano che qualcosa accadesse. È tutto predeterminato, è predeterminata anche la vittima Valpreda. Valpreda, già dal settembre 1969, è sottoposto a quella, chiamiamola, cura di polizia che riguarda il massimo livello di sorveglianza, il cosiddetto modello Z. Quindi la polizia di Valpreda sa tutto da settembre, lo segue, lo fotografa, vengono usate le fotografie fatte durante la sua vigilanza per incolparlo durante i giorni che seguono il 12 dicembre. Tutto sembrerebbe funzionare così, d'acchito, perfettamente. La strage è soltanto 4 giorni dopo, il 16 dicembre, sembra che questa enorme tragedia si chiuda con il trionfo dell'efficienza dello Stato, che ha promesso giustizia, e guarda caso giustizia sembra già che ci sia, e il quadro sembra concluso, al punto che il giornalista del Corriere della Sera, il 17 dicembre, si chiamava Arnaldo Giuliani, scrisse che dopo un momento molto sfibrante e tormentoso, finalmente l'indagine si è conclusa, e quindi sappiamo tutto. Erano passati appena 4 giorni. In realtà, per arrivare alla prima sentenza, come sapete, dovremmo aspettare febbraio 1979, processo di Catanzaro, quasi 10 anni dalla prima sentenza. Però in quei giorni lì tutto sembrava funzionare come in realtà gli strateghi volevano, anche con un concorso molto forte, molto attivo delle informative di polizia. Da Milano il prefetto manda subito una nota la sera del 12 dicendo che si tratta di un attentato rosso, anarchico, per cui già tutte le indagini sono perfettamente indirizzate, nonostante le dichiarazioni ufficiali dicessero che si indagava da entrambe le parti. In realtà da entrambe le parti non si è indagato assolutamente in quei giorni,
la prima vera seria inchiesta parte molto più tardi e i giudici cominciano a lavorare su il versante nero nel 1972. Certo, Stizza aveva già individuato qualcosa prima nel 1971, però diciamo il filone ufficiale di inchiesta si apre nel 72, si apre nel 75 quello per Giannettini, per cui tempo ne passa parecchio. Quindi lo schema che cosa mira a definire questa strage? Noi non dobbiamo dimenticare che il 1969 è stato l'anno nel quale in Italia si è scioperato di più in tutto il Novecento, ancora di più che nel Biennio Rosso. È l'anno nel quale categorie che non avevano mai scioperato, non avevano mai rivendicato, scendono in piazza. È una notevole compattezza del fronte sindacale. Possiamo leggere tutta la storia repubblicana come tentativo di contemperare la spinta sindacale, ho usato un eufemismo, in realtà di tenerla spezzata, di tenerla soffocata, in quel momento questo non avviene più. Però il tentativo è sempre quello di cercare di spegnere, smorzare questa grande spinta. È già un momento fondamentale di blocco di questa spinta si ha il 17 novembre 1969 con la morte dell'agente Anna Rumma. Ho detto morte, non sappiamo se dovuto al lancio di un'asta d'acciaio dei manifestanti o in conseguenza di un colpo alla testa dovuto allo sbalzo della Jeep che Anna Rumma guidava senza casco. Già quell'episodio viene sfruttato e già lì la tecnica della strategia della tensione si dipana al massimo livello, con i messaggi presidenziali di Saragat sia il 17 novembre sia il 12 dicembre, che non sono messaggi di cordoglio, sono chiare imputazioni di colpa e ancora di più definizioni o predefinizioni verso l'arrivo di un ordine nuovo, verso una repubblica presidenziale che in quel momento Saragat stava cercando di cavalcare, diventando l'alfiere e il punto di riferimento del Partito dell'Ordine. E per cui, come vedete, c'è stato chi politicamente ha sfruttato quel momento. Quindi non è stato soltanto l'MSI o la destra estrema che in alcuni casi ci hanno guadagnato. Qui ci ha guadagnato un fronte più ampio che ha giocato su questi eventi clamorosi e luttuosi. Per cui il 12 dicembre si realizza quello che vi ho detto, lo schema perfetto, però mano a mano che succederanno altri eventi vedremo che questi tasselli vengono via via a mancare, e vi dicevo anche grazie soprattutto al contributo dell'informazione e di quel grande movimento giornalistico che sarà la controinformazione, controinformazione democratica e controinformazione militante. Mi fermerei qua. Allora, prima vi devo dire che questo è forse una delle cose migliori che sono state scritte e pubblicate sul periodo, non è un giudizio solo mio ma anche di altre persone che si occupano di questa materia qui. Lavoro straordinario perché è fatto con una pazienza certosina di analisi delle fonti, da quelle giudiziarie a quelle poliziesche, a quelle giornalistiche e quant'altro, e tentativo sistematico di riordino di questo materiale e l'elaborazione di alcune tesi, punti di vista che in parte avete sentito qui anticipare. E è un lavoro che poi ci sono mille aspetti che andrebbero sottolineati. Uno che mi colpisce particolarmente è che finalmente è uno dei pochi testi in Italia sull'argomento che, parlando di servizi segreti, non usa il termine deviati. Allora, parlando dell'intervento dei servizi nella strategia di attenzione, delle bombe, degli attentati, dei golpe, dei tentativi di golpe, eccetera, eccetera, l'uso corrente è quello di parlare di servizi deviati. Non si tratta di servizi deviati, si tratta di servizi. Sono i nostri servizi.
settori vari dei servizi che peraltro sono in conflitto fra di loro più e più volte, e qui è raccontato benissimo con documentazione eccetera, in un intrigo rispetto al quale qualsiasi libro giallo sembra una pappetta, perché la realtà di quello che è avvenuto in Italia in questo lungo periodo è straordinaria, diciamo, nessun giallista ci potrebbe arrivare, tali sono gli intrighi. La stampa è un altro punto importantissimo, e in relazione ai servizi anche, e forse soprattutto, nel senso che la stampa si alimenta delle notizie che vengono date e che sono molto interessanti, perché a volte sono notizie vere e a volte sono depistaggi, a volte sono depistaggi uniti a notizie vere, che è una tecnica alla quale la stampa italiana nella sua grande maggioranza si adegua, e quindi fornisce a noi pubblico un'immagine che è quella che lei, fonte, vuole che venga data. E quindi c'è uno stacco continuo e ripetuto tra la realtà e quello che viene raccontato. Quello che viene raccontato è quello che ci si vuole raccontare. Qui anche questo è documentato molto bene, tra l'altro anche con, come dire, evidentemente hai una passione anche per il giornalismo e l'informazione, perché questa roba della monoimmagine, è così, no? Dice, tira fuori questa espressione pure, monoimmagine, e cioè su alcuni fatti grossi, la strage di Piazza Fontana, ma non solo, eccetera, viene veicolata una foto, un angolo visuale, una immagine, e quella per giorni rimane come icona e come interpretazione del fatto. E questo non è una cosa sottile, infatti trovo abbastanza notevole che un professore universitario se ne accorga, la colga e la metta così in evidenza, perché fa parte della comunicazione, fa parte dell'informazione che ci viene veicolata. Ci sono mille altre cose da studiare. Un'altra che io trovo molto utile, poi l'ha citata adesso, e questo riferimento all'Alto Adige fine anni 50, inizio anni 60, perché noi ce ne occupammo nella notte dei tempi, allora con Marco Boato e altri, insomma, parlo degli anni 70, perché si scoprì che in questo microcosmo dell'Alto Adige, appoggiandosi sulle spinte irredentiste, il terrorismo, Cloz e quant'altro, e c'erano tutti o quasi tutti i personaggi, è come una piccola anteprima. Anche personaggi, Franco Freda, ad esempio. C'è anche Freda, ma mi pare anche Giannettini. Sì, sì. Cioè, è una cosa incredibile, scalando si trovano tutti. Infatti, io ti chiederei, se avessi tempo e voglia, di approfondire ancora di più e di raccontare ancora di più, perché lì dentro è proprio, qui ci dedichi una mezza paginetta, e secondo me è una cosa che proprio da un punto di vista storico vale la pena. C'è un'altra osservazione che vorrei fare, e sulla quale insomma io ho modestamente un punto di vista leggermente diverso, è quello della periodizzazione. Tu fai questa periodizzazione 65-74, cioè Hotel Parco dei Principi, convegno Pollio 1965, 74 Italicus, e la strategia. È vero che, diciamo, il fulcro della strategia della tensione è dentro, però io credo che proprio come strategia della tensione, effettivamente questo inizio dell'Alto Adige, secondo me, va preso in considerazione forse un po' di più. E poi forse io, però poi mi dai il tuo punto di vista, la strage di Bologna, siamo all'80, è vero che è una coda anche un po' atipica, però mi riesce difficile sganciarla, insomma, da questo processo. Però più in generale c'è un altro aspetto che a me colpisce, cioè in realtà in forme diverse in Italia il conflitto di classe nel dopoguerra è stato un conflitto armato, è stato un conflitto al quale lo Stato, il padronato,
hanno risposto con le armi. Questa, diciamo, questa vicenda e questa guerra, che è quella che Cossiga definisce una guerra a bassa intensità, low intensity credo, perché in realtà è durata tantissimo e rispetto al tempo che è durata il numero di vittime è stato relativamente contenuto, insomma, poche centinaia, non di più. Però questa guerra ha preso nel tempo varie forme e molto connesse, io credo, fra di loro, perché è chiaro, come lo diciamo sempre, si comincia con la strage di Portella della Ginestra, se si vuole, che comunque è un atto di conflitto di classe, e si va, che so, i sindacalisti, le decine di sindacalisti uccisi, soprattutto nel sud, in particolare in Sicilia, negli anni 40 e 50, e questo è l'atto di classe. E man mano che la lotta di classe si intensifica in Italia e parallelamente cresce, si affina, si elabora, si affina proprio la risposta militare, che è una risposta militare, che poi sarà con le bombe degli anni 60-70, ma non soltanto. E quindi io tendo ad avere, come dire, una visione unitaria, insomma, di questo conflitto di classe nel dopoguerra, dal 45 in avanti, e ripeto, che sicuramente prende forme e aspetti diversi. Ed è interessante perché mentre tutto l'apparato NATO proclama di essere un apparato militare e anche clandestino o semiclandestino, costruito per evitare una possibile eventuale espansione dell'Unione Sovietica verso Occidente, in realtà la partita da noi si gioca sul fronte interno, e questo tu lo dici più e più volte. Si gioca tutto sul fronte interno. In realtà forze interne usano a pretesto, diciamo, questa chiave per tentare di regolare dei conti nostri. Infatti c'è tutta la parte economica e industriale che partecipa a questa cosa, c'è, non so, la Fiat, le famose schedature della Fiat, che se non sbaglio furono stimate in circa 300.000 tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 70, e sono 300.000 operai, impiegati, tecnici, quadri, eccetera, che sono schedate per le loro idee politiche e per la loro capacità sindacale. E quindi c'è questo conflitto lungo all'interno del quale la stagione delle bombe è una pagina che poi sì, si conclude probabilmente per certi aspetti, però per altri va avanti, perché la P2 e Licio Gelli sono già presenti nei primi anni 70. Sì. Anzi, a un certo punto tu, secondo me, insomma, acutamente dici che nel colpo è borghese, forse Gelli è più importante dello stesso Borghese. Cioè c'è già quella che poi diventerà una cosa nota soltanto negli anni 80. E è un elemento che sta dentro questa catena. Non so se si può ancora chiamare strategia di tensione o si chiama in un altro modo, però è, come dire, una catena senza interruzione che va avanti e che poi tende a cercare di realizzare un modello di società che va verso il superamento della democrazia, questo è continuamente, no? Quello che si cerca di fare continuamente, superamento della democrazia verso governi autoritari o perlomeno verso forme di presidenzialismo, che poi è un prurito che ancora non è passato. Ecco. Io non ho molto da aggiungere, Piero e soprattutto Mirko. Il libro è importantissimo,
perché è molto chiaro e raccoglie in un unico volume tutta una serie di documenti che sono sparsi, e quindi penso che abbia comportato un lavoro enorme, e tutto ciò che tu dici in questo libro è documentale in quello che... Ma questa ricostruzione di quello che è avvenuto in Italia, a parte farci considerare questo paese non esattamente in termini positivi, mi verrebbero una serie di francesismi che evito, perché il paese che esce dalla guerra è sicuramente un paese spaccato, che si porta dietro tutta una serie di conseguenze che non ha mai risolto, che non ha mai affrontato, e che sono rimasti negli apparati dello Stato, che sono rimasti negli apparati di polizia, che sono rimasti... Importantissimo il discorso sul convegno Pollio, no? La guerra a bassa intensità, cioè come spostiamo, come fermiamo tutte le rivendicazioni, tutta la richiesta di un paese diverso, di una società basata sui diritti, usando i mezzi di informazione, usando movimenti politici che vorrebbero spostare tutto a destra, però alla fin fine sono tutti usati per spostare il nostro paese sempre più a destra. Ci sono delle cose che richiamano l'attualità, l'uso strumentale ad esempio del referendum sul divorzio, quello che avrebbe voluto fare Fanfani, che trova delle grossissime attinenze con il referendum che c'è appena stato sulla Costituzione. Quello che si sarebbe voluto fare allora e quello che si voleva fare ora. E quindi assolutamente è un grossissimo lavoro. E in tutto ciò, chiaramente come persona coinvolta in tutto ciò che è avvenuto, quando si parla di Giuseppe Pinelli come un granellino triturato dall'ingranaggio, e di cui non si sarebbe più dovuto parlare, perché la ragion di Stato, Moro, la ragion di Stato, no? Questo Stato che deve difendere se stesso e che non può ammettere quello che ha commesso. E, io non lo so, non vorrei andare oltre, cioè non vorrei fermarmi su Pinelli, come invece è una cosa che mi interesserebbe particolarmente per vedere se tu avessi trovato qualcos'altro rispetto a quello che noi sappiamo, perché qualche documento magari ci dovrebbe ancora essere, potrebbe ancora essere. Però ad esempio la ricostruzione della morte di Anna Rumma è molto interessante, l'uso strumentale che è stato fatto di quella morte e di come ad esempio l'uccisione dell'agente Marino non è stata sottolineata altrettanto, no? I morti provocati dalle forze di polizia, Avola, Battipaglia. In questo libro c'è tutto, ma ci sono i documenti. Ecco, non è affatto un romanzo, non è caduto in ricostruzioni arbitrali, è cosa che è raro, assolutamente raro. Cioè, penso che sia raro che un accademico si sia occupato di questo argomento, e che soprattutto non abbia basato il suo libro su io credo, io penso, io ritengo. Cioè quello che è stata la strategia che ha portato il nostro paese a essere adesso quello che è, per tutto ciò che è stato commesso allora e tutto ciò che non si è affrontato allora, penso che risulti in maniera molto chiara. Poi invece ti farò un paio di domande sui dubbi che mi sono rimasti. Allora, sulle osservazioni di Piero Scaramucci, perché non inserire proprio anche direttamente la questione altoatesina? La questione altoatesina certamente ha degli elementi di grande interesse. I nostri servizi attuarono degli attentati dando la colpa ai tedeschi e utilizzando per poter aumentare la repressione in alcune aree dell'Alto Adige. Tuttavia, cosa manca per essere dentro lo schema della strategia della tensione in Alto Adige? L'uso della stampa,
perché è molto blando e circoscritto. E nel caso invece dei sindacalisti siciliani del 46-47, il caso più noto di tutti, quello di Placido Rizzotto, è senz'altro, quello è uno strumento della guerra di classe, ma anche lì non è utilizzata la stampa, non serve convincere l'opinione pubblica, quella è una soluzione di forza, punto, e basta. Perché ad esempio la strage di Bologna non rientra nello schema di strategia della tensione? In parte ho cercato di dirlo dicendo che manca quell'ombrello internazionale che c'era fino al 1974, ma soprattutto dentro alla strategia della tensione ci sono quelle che io ho chiamato delle vere e proprie agenzie della guerra fredda, che sono in realtà l'Agenterpress, che è un'agenzia internazionale collegata con la CIA, che collabora alla costruzione dell'attentato del 12 dicembre, Avanguardia Nazionale, Ordine Nuovo, Fronte Nazionale, non sono soltanto gruppi di estrema destra, sono molto di più. Sono per il loro legame estremamente stretto con i servizi, sono delle strutture decisamente più pericolose. Dentro Ordine Nuovo c'è ad esempio Carlo Di Giglio,